29 aprile 1901. Nasce a Tokyo Hirohito. Imperatore del Giappone per oltre 60 anni, Hirohito segna un punto di svolta nel costume del sollevante. Primo principe giapponese ad allontanarsi dal territorio asiatico per viaggiare in Europa, a 20 anni dall'inizio del suo impero, Hirohito interviene per la prima volta in politica, convincendo il suo governo ad accettare la dichiarazione di Potsdam per la resa. Nel 1946, in un intervento pubblico, nega il carattere divino della propria autorità e l'anno successivo promulga una costituzione, istituendo una monarchia costituzionale. Muore nel 1989 all'età di 87 anni. Hirohito è nato a Tokyo nel 1901. Suo padre Yoshihito era un uomo di carattere instabile, spesso ammalato, ben diverso dal nonno, il divino imperatore Meiji, che era stato il primo a ribellarsi al potere degli shogun, i capi militari che comandavano sullo stesso imperatore. In più, aveva fatto del Giappone un paese industriale all'avanguardia in Asia e lo aveva portato alle grandi vittorie militari sulla Cina e la Russia. Così, il giovane principe s'abituò fin dall'adolescenza all'idea del potere in un paese percorso da entusiasmi nazionalistici e dall'idea del mikadoismo, cioè del prestigio religioso dell'imperatore. Era il 1921 quando Hirohito partì per l'Europa e visitò l'Inghilterra, dove si incontrò con uomini di idee liberali come Lloyd George. Il viaggio non piacque ai nazionalisti. Anche se il Giappone si era ormai aperto alla civiltà occidentale, tuttavia potenti gruppi politici e militari guardavano ancora con diffidenza a possibili alleanze con l'Europa. Hirohito venne anche a Roma. Quel 1921 per l'Italia era la vigilia di un anno che sarebbe stato fatale, il primo passo d'una catena d'avvenimenti che dovevano travolgere lo stesso Hirohito. Il giovane principe ereditario non immaginava certo che pochi mesi più tardi, proprio la debolezza del suo ospite reale avrebbe aperto la strada verso il potere a Mussolini, l'uomo che insieme a Hitler doveva più tardi allearsi con Hirohito nella Seconda Guerra Mondiale.